finale acustica. Interamente acustica. Popolo del buffet, parlate piano. Ogni consapevolezza che opera all'esterno è un falso mito di cui bisogna liberarsi. Oggi molte dottrine in voga di stampo orientalistico inneggiano ad essa come se fosse il rimedio di tutti i problemi. Essere inconsapevoli è la strada più immediata per arrivare nel profondo del nostro intimo, fino alle zone più sconosciute del nostro inconscio. Siamo figli del caos sonoro. Un caos sonoro che è sempre esistito e che ci accompagnerà per tutta la vita. Questo l'ha scritto lui dopo aver suonato con John Zorn. John Zorn? Non c'è alcuna risposta alle tue domande. Thank you.
effettivamente, effettivamente c'è una soluzione nel pavimento che si profila come grigio. Occorre guardare bene le scarpe antecedenti e affondare in esse senza dubbio, affondare nelle scarpe è come affondare nel mare nostro. Abbiamo fatto lo scherzo Eugenio, no? Cioè ancora questo era il primo tempo, ora c'è il secondo tempo. Ignorante. È passata anche la tabaccaia, un'anziana donna dall'espressione assai dura, ostile, refrattaria. Anni fa aveva un negozio che lungarno Mediceo, la chiamavano anche l'Evrea, o meglio, le due Evree, essendo in due a gestire quel negozio, ambedue ingorde di denaro. Alla violinista non si è fermata neppure per un attimo a sentire la musica, anzi ha quasi fatto un giro su se stessa, spinta da chissà quali motori interiori. La lettura procede con la carta gialla sulla volta. Quello del voler essere capiti è un'inutile pretesa. Il concetto del pavimento sulla macchia gialla della cucina. Dal momento che non c'è proprio niente da capire. Se spazzata ripetutamente diventa settica e sterile. Le parole come gli dèi compaiono nella mente degli uomini. Perde tutto il suo contenuto di esplicito. Come divinità che si rivelano. Ho versato nel vater l'aceto di un barattolo pieno di cappe. La dignità di ogni essere umano, che unendosi all'odore di orina, consiste nell'avere sempre dei segreti tali, ha formato un nuovo precipitato, da non poter essere rivelati agli altri, sotto forma di gas volatili. Ogni struttura collettiva e aggregativa, anche ieri ho partecipato in grande considerazione i bisogni e lui è un gran mangiatore di patate dei singoli motori portanti di ogni
collettività. Mensa è possibile trovare. Mozzarelle. Quello di voler essere capiti è un'inutile pretesa. Crudo. Formaggi francesi. Dal momento che non c'è proprio niente patate da capire. Dell'ottimo vino rosso locale. Le parole come gli dèi. Queste cene compaiono nella mente degli uomini, viene detto queste corna come divinità che si rivelano e come mangiare del buon cibo misto a fiele. Lascia che i tuoi capelli siano mossi e scompigliati dal vento, e questa unione è nauseabonda. Lascia che la leggenda raffreddi un poco il tuo fuoco interno per tutta la durata della cena, ma senza farlo affievolire. Gli dà un che di giovanile avere la camicia fuori. Lascia che la bruma del mattino alle stazioni dei si posi sui tuoi occhi alzarmi lo sguardo per filmare i mezzi pubblici. Lascia entrare gli andanti alla tua porta. Negli ultimi anni ha avuto una decadenza progressiva. Bussano all'uscio e si vogliono riscaldare al tuo focolare. Uomini che dagli intestini rilassati. Lascia che dalla finestra aperta entrino delle ventate di aria turbinante. Che ricevono piacevolmente e col sorriso sulle labbra altri uomini. Lascia. Perché sono andati di colpo. Che la vita, la spinta al possesso, sia, dipende, mossa, allora, dall'aria, dall'apparato intestinale.